Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi voglio parlarvi appunto di capelli, voglio mostrarvi dei prodotti che mi stanno piacendo particolarmente ultimamente. Sicuramente, come avrete visto dall'anteprima, appunto dalla miniatura di YouTube, sono prodotti che già conoscete, o meglio, Garnier qualche tempo fa aveva lanciato la linea Il Food, che io veramente ho amato e sto amando, ma adesso ha introdotto, oltre alla maschera, per chi non la conoscesse, comunque sono delle maschere presenti in più profumazioni. Le ho provate tutte, ma quella che preferisco per il mio tipo di capello e anche per la profumazione, perché sono dei prodotti altamente profumati, è questa qui alla banana, che è la versione quella nutriente, e sono dei prodotti che contengono il 98% di ingredienti naturali. Comunque è una maschera che ha tre usi, che possiamo appunto andare ad utilizzare sotto la doccia come balsamo, o con più tempo appunto di posa come una maschera, oppure dopo appunto per l'asciugatura o sui capelli asciutti. Comunque è una maschera che ha più utilizzi. Non contenti della maschera, sono usciti anche i nuovissimi shampoo e balsamo. Io ovviamente, essendo che, come vi ho già detto, ho preferito questa profumazione e questa variante alla banana nutriente per la mia tipologia di capelli, che è una tipologia di capelli con la cute grassa e le lunghezze secche. Ho appunto acquistato questi due che sto già utilizzando da più di 2 settimane e io appunto avendo questa tipologia di capelli li tendo a lavare spesso, quindi un giorno sì e un giorno no, e quindi lo shampoo, come vedete, sta quasi finendo, infatti subito l'ho rimpiazzato con quello nuovo. Vi volevo appunto far notare questi prodotti perché secondo me per il prezzo basso che hanno valgono veramente la spesa, anche se costavano leggermente di più, secondo me sono dei prodotti validi. Innanzitutto, pur avendo appunto la cute grassa, non sono prodotti che mi vanno ad appesantire il capello, che è una cosa secondo me fondamentale, per chi appunto ha questa tipologia di capelli, si è sempre alla ricerca di un prodotto che si sgrassi la cute ma che non vada a seccare le lunghezze. Questo shampoo appunto mi riesce a tenere i capelli puliti per quei 2-3 giorni, poi dopo ovviamente a seconda delle necessità sta a me se voglio lavarli prima dei 3 giorni o meno, però riesce a tenermeli puliti. Quindi mi va anche un po' a sgrassare la cute, ma non a seccare le lunghezze, cioè le lunghezze le tiene veramente molto morbide e nutrite. E questi prodotti li ho utilizzati anche al momento. Non sono capelli appena lavati perché li ho lavati ieri, però come potete vedere sono dei capelli veramente setosissimi, morbidissimi e lucentissimi. La cosa che apprezzo di più da questo shampoo è appunto questa qua, che non va ad appesantire assolutamente il capello, che ha una buonissima profumazione, credetemi, anche se non li acquistate, vale la pena sentire la profumazione. È qualcosa di fantastico, sembra veramente uno smoothie, anche se ovviamente la profumazione di banana prevale, però sembrano quei frullati estivi, rinfrescanti, buonissimi. E il fatto appunto che siano dei prodotti anche con il 98% di ingredienti naturali non me li fa altro che apprezzare. Perché questo shampoo, seppur appunto ha una cute molto sensibile, che si arrossa, che si irrita, che mi crea prurito, questo è uno shampoo di quelli che non mi fa questo effetto, cioè non mi va a dare problemi veramente. Io alterno sempre i prodotti, quindi non utilizzo mai tutte le volte ogni lavaggio gli stessi, ma con questi qui, un po' perché volevo testarli, un po' perché mi ci trovo bene, appunto, ultimamente sto solo utilizzando loro senza andarli appunto ad alternare con altri prodotti. Quindi lo shampoo è veramente promossissimo. Il balsamo altrettanto è super mega profumato, lo stesso principio che appunto ha il 98% di ingredienti naturali, però devo dire che seppur trovo che sia un ottimo balsamo, io sui miei capelli lunghi vado ad applicare il balsamo innanzitutto per ammorbidire e per districare i capelli. Nonostante ho dei capelli lisci, comunque si sente se un prodotto, cioè vedo se un prodotto va a fare effetto. Ci sono quei balsami che è come non metterli, poi ci sono questi balsami che in realtà sono veramente districanti. Però vi dicevo che in tutta la linea, quindi shampoo, balsamo e maschera, devo dire che il prodotto, quello che forse non andrei a ricomprare per la seconda volta, è il balsamo, solamente perché appunto la maschera, come vi ho detto all'inizio, riesce a sostituirmi anche il balsamo. Io ovviamente, che volevo assolutamente provare tutta la linea, ho preso anche il balsamo, però comunque, come vi dicevo, è uno step in più, perché questo prodotto qui vi funge anche da balsamo, quindi comprate questo mascherone che è gigante.
di preciso sono 390 ml, ma un'altra cosa da notare è che anche gli shampoo e il balsami sono da 350, quindi non ha la stessa quantità dei classici shampoo, ma è più grande e sono sfiziosi perché sembrano, specialmente il balsamo, una confezione di latte. Ditemi se non è così. Comunque, vi dicevo, io ultimamente ho voluto mettere alla prova innanzitutto loro due insieme, poi ho fatto il trio, quindi shampoo, balsamo e crema senza risciacquo. E poi, mettendo da parte il balsamo, ho fatto anche appunto l'accoppiata shampoo e maschera. Devo dire che ho voluto fare questi esperimenti, quindi mixare appunto per capire e trarre le conclusioni su cosa vale la pena acquistare e cosa no. Quindi appunto sono giunta alla conclusione che il balsamo ne posso fare anche a meno. Quindi vado ad utilizzare semplicemente questo shampoo più questa qui come maschera, perché comunque non so voi, io preferisco le maschere rispetto ai balsami perché sono più nutrienti e questa qui proprio con dicitura nutriente, c'è il mio cane che fa il monello, questa qui con dicitura nutriente devo dire che veramente me li sento nutriti i capelli. Questa maschera mi lascia i capelli meno gonfi. Nonostante abbia un capello liscio, io ho un capello molto gonfio, specialmente da appena lavato, me li lascia meno gonfi, mi leva quel crespo superficiale dovuto al fatto che non li taglio da tanto, perché veramente è 1 anno e mezzo, 2 anni che non taglio i capelli e quindi c'è questa platina sopra, specialmente nelle lunghezze, molto crespa. E questa qui veramente mi ha stupita, perché mi lascia i capelli come se li avessi quasi piastrati. Quindi questo liscio ma non appesantito, perché di solito tantissimi prodotti, specialmente quelli della Sunsilk, quelli nella confezione viola, vanno a darvi il liscio, però comunque i capelli si sporcano subito, cioè vedete proprio, li sentite al tatto che sono pesanti. Non è il caso di questi prodotti. A me piace tantissimo anche nei giorni seguenti lo shampoo andare a prendere proprio pochissimissimo prodotto, cioè vedete queste dimensioni, me lo spalmo nelle mani e lo vado a mettere nelle lunghezze. Non li sporca assolutamente, anzi li va a profumare perché li profuma tantissimo e va a chiudere le doppie punte, cioè va a togliere anche quell'effetto di stoppa, diciamo, nei capelli dovuto ai giorni seguenti, quindi che ci si dorme male, che non c'è più la piega bella definita, insomma, e profumano tantissimo. Cioè, per farvi capire, quando ho trovato questo prodotto al supermercato, nonostante avessi la mascherina, io l'ho aperto, lo so che non si fa, però ho voluto sniffare, mi è schizzato un pezzo di, però era il balsamo, non lo shampoo, mi è schizzato un pezzo di balsamo sulla maglietta che ho tolto all'istante, ma anche l'indomani, il giorno seguente, che la maglietta non era rimasta macchiata, sentivo la forte profumazione di banana, per farvi capire quanto è forte. No, mi piace tantissimo. Li va proprio a lisciare, a chiudere le cuticole, a renderli luminosi, a renderli profumati. Io non so più cosa aggiungere. Vi volevo appunto segnalare questi prodotti perché sono veramente ottimi per tutte quelle persone anche che fanno più occhio all'inci. Non dico che è un prodotto completamente verde, ma è un prodotto comunque quantomeno accettabile dalla Garnier, ecco. E quindi sono molto curiosa di provare anche lo shampoo della linea all'aloe, che altrettanto mi era piaciuta, un po' meno mi era piaciuta la linea quella al cocco e quella alla papaya, però devo dire che quello verde all'aloe forse lo vado a comprare, solo lui appunto, senza maschera, senza niente, anche se secondo me quello ha una consistenza più leggera, avendo provato anche lo shampoo nell'altra formulazione, una consistenza più leggera, e questa qui eh sì, per capelli secchi, però c'è, cioè, adattissima anche per la cute grassa. Non so spiegarmela questa cosa. Veramente mi piace troppo, troppo, troppo. E quindi volevo mostrarveli tutti. La maschera l'ho comprata più volte quando è uscita e ce n'ho già un'altra di scorta. Perché con gli sconti riesco a prenderla a 4,50, 5 euro massimo. Ed è una maschera gigante che dura tantissimo. Mentre gli shampoo e il balsamo l'ho presi a 3,99. Considerando che sono 350 ml di prodotto e che io gli shampoo li finisco a tempo record, perché non mi doso proprio alla perfezione e questo mi sta durando oltre le 2 settimane, ancora ce n'è metà. Comunque niente, tutto questo per dire che
Fate attenzione a questi prodotti, cioè adocchiateli se anche da voi sono arrivati questi qua, perché ne valgono veramente la pena di essere provati, specialmente appunto per noi che abbiamo le lunghezze secche e la cute grassa, sono veramente ottimi. Spero di aver detto tutto, di non aver parlato a vuoto, e, insomma avete capito quanto mi piacciono questi prodotti, tanto che avevo paura di non trovare lo shampoo, lo sono andata a ricomprare. Che poi appunto adesso inizierò ad alternare con altri prodotti e finito il mio periodo di test, insomma, li hanno passati a pieni voti, quindi non ho più motivo di andare ad utilizzare ad ogni lavaggio, perché poi il mio naso si adatta anche alla profumazione, quindi non la percepisco più e preferisco appunto non solo per la cute, ma anche per il mio nasino andare a cambiare spesso i prodotti. Non so, mi sembra che anche la cute comunque si abitui allo stesso prodotto e quindi ha bisogno di un po' di altalenanza, non andare sempre ad utilizzare lo stesso prodottino, insomma. Spero appunto che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se così fosse, lasciate un like e se siete nuovi qua sul canale, vi ricordo di iscrivervi se vi va, è semplicissimo, basta cliccare qui sotto. Vi mando un immenso bacione e ci vediamo sicuramente in un prossimo video.